Ci sono due aspetti della dissociazione. La sensazione di essere allo stesso tempo parte di e fuori da un'esperienza e la sensazione che questo accada in automatico. È come i clienti ipnotizzati raccontano: ero qui in ufficio, ma in realtà ero altrove, assorto nelle mie fantasie. L'automaticità di un'esperienza può essere mentale oltre che fisica. Immagini o ricordi possono presentarsi esattamente come può succedere ai movimenti, come nel caso della lievitazione di un braccio. Se hai interesse ad approfondire l'ipnosi regressiva con il metodo Brian Weiss, compila il form che trovi sul sito www.paolafendoni.com.